Amici di GZ, oggi prepariamo insieme la colomba pasquale. Morbida, profumatissima e con una glassa croccante. Insomma, un vero spettacolo. Pronti? Via! Questa è la nostra colomba. Grande lievitato significa grande soddisfazione. Guarda com'è soffice. Per ottenere un risultato così serve cura e attenzione dei dettagli, come avere un buon burro, calibrare profumi e aromi e soprattutto tanta, tanta pazienza. Partiamo dal preimpasto. Verso in ciotola la manitoba, il lievito di birra fresco, il latte a temperatura ambiente e l'acqua. Mescolo tutto con una frusta fino a far amalgamare gli ingredienti. Solitamente si trovano ricette della colomba con il lievito madre. Noi di Giallo Zafferano volevamo dedicare questa ricetta a tutti coloro che non hanno dimestichezza con il lievito madre o magari proprio non ce l'hanno. Copro con pellicola. Ora lascio il preimpasto 2 ore a lievitare a temperatura ambiente. In questo modo darà la spinta necessaria alla nostra colomba. Guarda come ha lavorato bene il nostro preimpasto. Questo va dritto in planetaria. Unisco lo zucchero, monto il gancio e faccio partire la planetaria. Verso la farina poco per volta. Ora che tutto è incorporata, posso unire l'uovo. Possiamo aggiungere il burro, mi raccomando un pezzettino alla volta. Vale sempre la regola che bisogna aspettare che venga incorporato il precedente prima di aggiungere il successivo. Adesso lascio lavorare la planetaria fino a che l'impasto si sarà incordato. Lo trasferisco sul piano da lavoro, gli do una forma sferica e lo lascio lievitare in ciotola coperto con pellicola. La temperatura ottimale è tra i 25 e i 27 gradi. Per avere questa temperatura all'interno del mio forno spento, io lascio un pentolino con acqua calda sul fondo. Tra 2 ore, 2 ore e 30, il nostro primo impasto sarà pronto. Sono passate 2 ore. Guarda che bello. Trasferisco l'impasto lievitato in ciotola. Unisco lo zucchero. Monto il gancio e faccio partire la planetaria. Ora che lo zucchero è assorbito, posso versare la farina poco per volta. Posso unire anche l'uovo. Aggiungo il sale e anche il burro, come abbiamo fatto prima, un pezzetto per volta. Adesso che il burro è incorporato, posso unire gli aromi. Parto dai semi di una bacca di vaniglia. Scorza di arancia candita. Pasta d'arancia. E uvetta, che ho precedentemente ammollato e poi lasciato asciugare. Basta così. Vediamo se è incordato. Incordatissimo, mi bagno le mani, così sarà più semplice staccarlo dal gancio. Spolverizzo con un pizzico di farina. Do qualche piega. Gli diamo una forma sferica. Trasferisco l'impasto in ciotola, copro con pellicola e lascio lievitare 1 ora a temperatura ambiente e altre 16 ore a maturare in frigorifero. Dopo 16 ore di frigorifero, il nostro impasto è rimasto un'altra ora a temperatura ambiente. Ora lo trasferisco sul piano da lavoro. Adesso divido l'impasto in 2 pezzi. Ne tengo uno un po' più abbondante dell'altro. La parte più grande la appiattisco, sempre aiutandomi con un pizzico di farina. Formo un filoncino che vado ad adagiare nello stampo in corrispondenza delle ali. Con la parte più piccola formerò il corpo della colomba.
copro con pellicola, la tengo morbida però, così una volta che la colomba avrà lievitato non si appiccicherà. La tengo 3 ore a temperatura ambiente o fino a che avrà raggiunto un centimetro dal bordo. Ultima lievitazione terminata, manca solo da preparare la glassa che sarà la superficie croccante della nostra colomba. In un mixer verso le mandorle, le nocciole e lo zucchero di canna. Frullo il tutto e trasferisco il composto in una ciotola. Mancano solo la farina fioretto, l'amido di mais e per ultimo gli albumi. Ora con una frusta lavoro il tutto. Dobbiamo ottenere una glassa omogenea. Ora verso la glassa sulla superficie della colomba, cercando di coprire tutti i buchi. Rifinisco con qualche mandorla e granella di zucchero. Finalmente possiamo infornare. Forno modalità statica 170 gradi e tra 50-55 minuti la nostra colomba sarà prontissima. Per evitare che si colori troppo in superficie, posiziono una teglia sul ripiano alto del forno. La colomba è appena uscita dal forno. Ora, per evitare che collassi al centro, ma soprattutto che rimanga umida sul fondo, la infilzo con due spiedini e la capovolgo a testa in giù. Ed ecco qui la colomba in tutta la sua bellezza. Ci è voluto tanto tempo, però che soddisfazione! Tagliamo una fetta e vediamo com'è venuta. Profuma d'arancia, di vaniglia. Buonissima, ragazzi, buonissima. Morbida all'interno, guarda qua. Contrasta perfettamente con la glassa che è bella croccantina. Fatela anche voi a casa e fateci sapere com'è venuta. Alla prossima. Bravo!